L'itinerario di questa sera sarà in parte in aereo e in parte, come vedremo, navigando su un grande fiume. Partiremo dalle montagne di Victor Manuel. Le più alte della Nuova Guinea, mediamente sui 4.000 metri, alcune sfiorano i 5.000, perennemente coperte da nubi. Sui loro fianchi cadono continue piogge che alimentano centinaia di corsi d'acqua che confluiscono nella sottostante piana. Una distesa piatta e umida che essi stessi, i corsi d'acqua, hanno creato trasportando terra, sassi, sabbia e fango là dove era il mare, formando appunto la piana del Sepik, chiamata così dal fiume che vi scorre in mezzo, e il rio Sepik, nome originale in spagnolo perché qui per primo giunse Ortiz de Retes, uno spagnolo, nel 1545. Il fiume ha 1126 km di lunghezza, dei quali 500 sono navigabili. La sua pianura è di 78.000 km quadrati. In sostanza è un immenso pantano perché il fiume esce spesso dal suo corso naturale. Immaginate il nostro Po che scorre in Valpadana senza gli argini che di secolo in secolo, di generazione in generazione, gli uomini hanno costruito per contenere le sue acque. In epoca protostorica, la Padania doveva molto somigliare a questa valle del Sepik. Fiume che nessun uomo ha mai tentato di domare e vive, se così si può dire, allo stato naturale. Queste case sarebbero sommerse quando il Sepik si gonfia in stagione delle piogge, se gli abitanti del fiume non le costruissero su palafitte. Abitanti che si chiamano Melpa e Huli. Di loro parleremo più avanti. Ora continuiamo questo sguardo generale della grande valle. Il fiume sfocia al mare formando un estuario. Ai suoi lati sorgono montagne, quasi due porte d'accesso, di limite, tra mare e fiume. La città più vicina, ove partire per addentrarsi nella zona del rio Sepik, si chiama Wewa. La si raggiunge per mare o per cielo. Non ci sono strade che la collegano con la capitale. Dalla città si diparte invece una strada di circa 130 km che porta a Kaup, un piccolo centro sul fiume ove ci imbarcheremo. È la strada per pochi chilometri asfaltata e pista di terra che attraversa le montagne che formano la porta del fiume. La giungla tropicale in molte zone è stata disboscata e i tronchi portati a mare e venduti. Il legno oggi è prezioso quasi quanto l'oro. Le popolazioni locali non perdono occasione di commerciare la ricchezza che la selva tropicale fornisce in quantità.
La splendida selva che piogge, sole e terreni fertilissimi alimentano, alberi, fiori, arbusti, un ecosistema dove ogni pianta dipende dalle altre, parassite o meno, in stretto legame. Da questa foresta vengono i magri e poveri frutti delle popolazioni montane della regione. Scendendo sull'altro versante delle montagne, dopo l'incontro con una colonia di grandi pipistrelli, affrontiamo una zona fangosa, pantanosa, anticamera del vasto mondo fluviale del Sepik. Il nostro viaggio sulle rive d'acqua inizia là, ove le acque salse del mare, le vedete in alto, si confondono con quelle dolci del fiume. Una foresta di mangrovie, bosco incantato, le cui radici sono nell'acqua. Nei momenti di bassa marea, le mangrovie sono tutte fuor d'acqua. Il fondale è in secca. Quando la marea cresce, è possibile navigare in questa foresta anziché passeggiarvi a piedi. Il villaggio di Kaup suggerisce un'osservazione. La diversissima condizione delle popolazioni del fiume rispetto a quelle della montagna. A Kaup, come in molti villaggi del rio Sepik, la gente è ricca, se così si può dire, ricca di cibo. Non soffre di quei problemi che angustiano le popolazioni di montagna della Nuova Guinea. Ha quindi molto tempo a disposizione perché trova cibo facilmente. Il fiume e il mare forniscono molto pesce. Le zone basse e pianeggianti sono coltivabili senza eccessiva fatica. Di questo tempo libero la gente del Sepik fa buon uso perché l'ha impiegato ad arricchire la sua spiritualità. E questo si riflette in una grande creatività figurativa. Immagini calme e serene. Sul viso della gente, negli sguardi degli uomini e delle donne, sembra non riflettersi l'angosciosa preoccupazione, quel senso di vuoto e di paura che domina le popolazioni primitive della selva, della montagna. Qui nel Sepik, a favorire queste condizioni di passiva tranquillità è il consumo di una droga che le popolazioni locali masticano, la noce di betel. Cresce su delle piante chiamate areca
e contiene un alcaloide, la recaina, un forte stupefacente. La noce viene masticata insieme a polvere di corallo, tritato per favorire la frantumazione tra i denti. Siamo ancora a Kaup, intanto. Qui i ragazzi imparano, sin dalla prima età, a conoscere due opposte realtà del mondo liquido. Sul lato sopravento del villaggio, le onde del mare sono frenate da due bracci della baia. Sull'altro versante sono invece le acque limacciose, sempre immobili, del rio Sepi. Canoe a bilanciere, da qui, dalla Melanesia, si sono diffuse sino alla lontana Polinesia, permettendo le grandi migrazioni di questi popoli. Erano un tempo veri e propri scafi d'alto mare. Ora sono appena sufficienti per bordeggiare. Ma il modello è lo stesso. Uno scafo scavato in un tronco di legno, equilibrato tra la forza del vento e quella del mare, da un bilanciere. Al mercato del villaggio, sul fiume, si vendono e si scambiano cibi che vengono dalla coltivazione della terra. La patata, i tuberi, ma anche molto pesce. La fame, lo ripetiamo, è un dramma sconosciuto a queste popolazioni, che hanno però un altro problema drammatico che i popoli della montagna e della selva non conoscono: le zanzare. Questa è una zona dove la malaria è endemica ed è anche molto grave. Nei villaggi del Sepik una capanna domina tutte le altre. Viene detta Tambaran House. House casa è il nome aggiunto che dobbiamo agli esploratori inglesi che per primi le hanno viste e descritte. Sono le case degli spiriti protettori di ogni gruppo. Le Tambaran possono essere modeste come questa, o molto più grandiose, come ne vedremo proseguendo il viaggio. Ad esempio, quella di Amboram è alta 25 metri, tutta decorata all'esterno e all'interno. È grande anche la qualità della produzione figurativa. Maschere, pitture, sculture in legno. Il tempo libero dei melanesiani del Sepik dà loro la possibilità di perfezionare e moltiplicare la loro creatività figurativa.
Ecco le figure degli spiriti dipinti all'interno della casa Tambaran e le sculture all'esterno. L'arte primitiva ha nei mercati internazionali valori elevatissimi. Oggi, a Londra alcuni pezzi, portati dal Sepik, sono stati venduti nel 1987 nell'ordine di 20-25 milioni di lire l'uno. Vedete un uomo al lavoro. Sta scolpendo una maschera sul legno. Questa è particolarità del lavoro artigiano nel legno, qui. Essendo il clima molto umido ed essendo il legno che cresce nella zona fluviale tenero, ma di qualità molto deperibile, le opere scultoree create in tale maniera non durano nel tempo come in Occidente. Ma si deteriorano molto rapidamente e quindi, di generazione in generazione, vengono sostituiti con pezzi nuovi. Insomma, stiamo visitando una sorta di Cappella Sistina del mondo primitivo. È luogo sacro di inventiva, un pantheon di maschere che riassume tutta l'idea del mondo invisibile che l'uomo del Sepik ritiene d'avere attorno a sé. Ma è una Cappella Sistina che non resta mai uguale a se stessa. Lentamente, impercettibilmente, di anno in anno, i suoi pezzi sono sostituiti. Questa capanna può avere 500 anni o forse di più. Non è mai la stessa, quindi. Mister Watson, alle figure sacre della casa degli spiriti si fanno offerte, si rende visita, altri simboli vengono posti in luoghi sacri naturali, grandi alberi ad esempio, nei punti dove sgorgano sorgenti di acqua dolce. La casa Tambaran ha due animali totemici alla sommità. In essi la comunità riconosce il capostipite del gruppo. A loro si innalzano preghiere. Insomma, il grande fiume Sepik in Melanesia ha lo stesso significato che ha avuto il Nilo per l'Egitto. Ha creato una cultura sulle sue rive, anche perché ha avuto la funzione, e l'ha tuttora, identica a quella del Rio delle Amazzoni, del Congo, dello Zaire. Permette un contatto facile tra popolazioni anche diverse. Stiamo risalendo il fiume. Un fiume ricco di una particolare fauna. Pesci, rettili, anfibi, insetti. Ma
Anche qui, ove si è stanziato l'uomo, è facile cogliere un'immagine dell'animale domestico preferito in tutta la Melanesia. Il maiale nero. Invece l'essere più temuto e allo stesso tempo onorato è qui il coccodrillo. Abbiamo cercato di trovare, ma è difficile, luoghi dove fosse possibile firmare coccodrilli con una certa facilità. Ci è stato possibile solo nell'ansa di un piccolo affluente del fiume. Come vedete, dalle dimensioni, siamo al livello dei più grandi rettili del nostro pianeta, come quello del Nilo e quello della Florida. Sono specie completamente diverse, ma della stessa famiglia. È la sua forza che incute paura, ed è la violenza dei suoi attacchi a farne un essere temutissimo. Eppure, per quel transfert psicologico tipico del mondo primitivo, si idealizza qui, si divinizza ciò che si teme. Ed ecco infatti due crani di coccodrillo venerati davanti alla casa Tambaran. Chiediamo al capo del villaggio di Tambaran di permetterci di filmare le ferite che un coccodrillo gli ha lasciato. Ma sappiamo che non sono ferite reali. Gliele ha lasciate, lui dice, un coccodrillo magico, appunto l'animale totemico di questo gruppo. È cicatrizzata, unos abultamientos que no desaparecerán jamás. Las ceremonias de iniciación son universales en Nueva Guinea y tienen distinto contenido según los sitios, pero siempre consisten en una serie de fórmulas a las que deben someterse los adolescentes para formar parte del mundo de los adultos, para conocer los misterios, espíritus y grandes verdades que componen la vida y para renacer a esta transformados y sapientes. Los novicios van al encuentro de los espíritus ancestrales de su clan, que son el principal misterio del grupo, y que velarán por ellos y cuidarán de que las mismas ceremonias se sigan realizando en el futuro.